bimbe belle, eccoci al quarto lotto. Questo riguarderà soltanto colori. Iniziamo con diciamo il pezzo forte del lotto, che sono questi 32 colori di Arteza. Allora, praticamente questi sono colori acrilici, sono 32 bottigliette da 60 ml, quindi tanto, però sono colori acrilici liquidi. Io l'ho comprato, diciamo, per errore, perché alla fine non l'ho usato quasi per niente, ho usato soltanto un po' il bianco, e ora li guardiamo uno per uno per vedere i colori, soprattutto così vi rendete conto che, diciamo, sono praticamente, perché si vede dalla trasparenza, guardate qua, sono praticamente ancora intatti. Questo è un verde petrolio ed è liquido, serve infatti per fare dei lavori, insomma, di collatura eccetera, e per questo non l'ho usato, perché proprio non a me serviva più un colore acrilico in pasta. Allora, questo vedete è nuovo, è un verde petrolio. Questo è un, guardate, anche questo è pieno, è un rosa antico. Ci sono sia fluo che metallizzati nella confezione, in questa scatola. Guardate, anche questo è un rosa un po' più deciso. Questo è un blu viola, vi rendete conto, insomma, questo è un lilla, che sono completamente intatti. Di bianchi ce ne sono 4, li mettiamo da parte, mentre di neri mi sembra 2. Questo è un verde acqua, un giallo forte, guardate, è, si vede, insomma, questo è trasparente, si vede che è intatto. E questo è rosa, guardate, anche questo dove arriva il livello, è nuovo. Questo è grigio, anche questo, guardate il livello, è un rosa un po' più antico. Questo è un rosa proprio di, per fare, insomma, i visi. Anche questo, guardate quanto ce n'è, è proprio liquidi e quindi non si sono seccati. Si vede, questo è un rosso, guardate il livello dove arriva, mai usato. Questo però mai usato, perché è fortissimo, si deve, ecco, rimescolare, però ecco il livello è questo, è un fucsia forte. Viola, guardate il livello, un altro viola, un po' un'altra tonalità, c'è il separatore, ok, blu, e guardate con te, grigio, rosso, arancione. Questo però non è che arriva qua, è perché si deve mischiare, arriva qua a livello. Ora mischiando ci rendiamo conto, ecco, è qua, per cui sono praticamente intatti. Anche questo, guardate il livello, questo è un giallo, anche questo si deve mischiare, un giallo proprio delicato. Ecco, questi sono i bianchi, guardate, sono tutti, sono 4, sono tutti integri, e dei neri ce ne sono 2, eccoli qua, anche questi ci sono tutti. Poi abbiamo quelli metallizzati, guardate, un oro, anche questo si deve mischiare. Poi c'è un giallo fluo, bello acceso, mettiamo qua, che è un po' diverso, un po' leggermente più chiaro, un verde fluo, ma questi li mettiamo insieme, i verdi fluo, pensiamo al fluo arancione e al fucsia, questi sono quelli fluo proprio. E abbiamo un altro verde petrolio metallizzato, abbiamo questo rame oro e argento, eccolo qua. Questi sono quelli metallizzati, però mi sembra che anche ce n'erano 4 metallizzati, e vabbè, poi li troverete voi. Questi sono i colori, allora li rimetto insieme, i 4 insieme, i 4 bianchi, 2 neri, iniziamo col gialli, mettiamo per colore, gialli, giallo, giallo, arancione, rosso, rosso, e questi qua. Come vedete, insomma, sono praticamente nuovi. Però ecco, bisogna vedere, insomma, l'uso. Certo, anche sulla carta vanno benissimo, io l'ho usato, però io se utilizzo di più quelli in pasta, perché devono rimanere solidi, soprattutto sul silicone, quando lavoro le zampe di gatto mi servono, insomma, più densi, più cremosi, quindi questi, insomma, non li uso mai. E allora, questi sono 32 colori Arteza. Il prezzo l'ho controllato su Amazon, perché l'ho presi da Amazon all'epoca, ho ricontrollato il carrello, cioè i miei ordini, ho visto che l'ho pagati 60 euro, enormità, però insomma sono comunque Arteza, sono buoni, 30 euro. Poi abbiamo
Questi proprio ho comprati in una fiera ma mai usati sono, non ho trovato il prezzo, per cui l'ho fatto un po' occhio, mi sembra che era quello, considerando quelli praticamente che ho visto su internet, il prezzo buono. Sono tutte colle, colle sono nuove, mai usate, colle glitterate, per cui ci sono questi vari colori. Tiriamole fuori tutte, senza tutta la scatola. Sono 12 da 15 ml. Fuori, tirate fuori tutti, sì, e questo non so se è la base, vabbè, poi ve le rimetto in scatola. Ok, e questi sono i colori mai usati, che sono belli, però non lo so, insomma, dove si possono usare sempre come decorazione sulle magliette, sui tessuti, sulle scarpe. Questi sono tutti i colori, sono carine e completamente nuove, e queste vengono 10 euro. Per concludere, questi, anche questi mai usati, o usati insomma soltanto per prova, sono le confezioni di, che vendeva Lidl, delle perle di acrilico, si usano soprattutto per i tessuti, per le scarpe, ma anche sulla carta, creano delle perle di questo tipo, ma io non le ho mai usate. Queste Lidl mi sembra che li vendeva a 4 euro e quindi, anche se sono nuovi o mai usati, il loro prezzo è 2 euro. Quindi il prezzo totale di questo lotto, facendo il conto 30-40 e con queste tre scatole, è 46, a cui bisogna aggiungerci le spese di spedizione, perché in questo caso insomma l'imballo sarà un pochino pesante per questi colori, un pochino grande perché questi sono ingombranti, quindi penso che comunque non superiamo mai i 10 euro. In genere io spedisco con 6-7, però bisogna vedere insomma se sono aumentati nel frattempo i prezzi, visto che adesso è aumentato tutto. Come maggio metterò due barattoli di latta per contenere le perle e i vari colori, insomma, che possono esservi utili per riporre le perle. Questo era il lotto numero 4. Grazie per avermi seguito. Ciao!